Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dell'incontro di Maria di Magdala con Gesù, con gli angeli sul Calvario, è una delle pagine più toccanti del Vangelo della Pasqua. Maria stava all'esterno della tomba, era lì proprio vicino all'imbocco, piangeva, e mentre piangeva si chinò verso il sepolcro, si affacciò verso l'interno del sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, due angeli vestiti di bianco, uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Maria è sul Calvario perché lì è morto il maestro che lei ascoltava con estrema attenzione. Ascoltare. E la parola di Dio non passa soltanto per il suono e l'udito, ma penetra nel cuore e nell'anima, cambia la vita. E infatti Maria di Magdala era cambiata totalmente. Ora viveva e respirava la parola, la presenza e l'amore del Maestro. Per lei Gesù era tutto, perciò
Una volta che Gesù è stato sacrificato sul Calvario, per lei quello è il posto dove vivere, quella tomba. Non ha senso girare di qua e di là, sudare e affannarsi, se lei non vede più Gesù, non ode più Gesù. Ma l'amore è aumentato proprio perché non lo vede più, non lo può toccare. Così avviene la trasformazione interiore e può avvenire per ognuno di noi, non soltanto per Maria Maddalena. Gesù è vivo. Gli angeli domandano a Maria: chi cerchi? Perché piangi? Anzi, gli angeli domandano: perché piangi? Perché piangiamo quando abbiamo scoperto la bruttezza del peccato, la distanza, la lontananza dalla gioia di amare con tutto il cuore, liberi dei nostri trementi, recidivi, quotidiani, difetti, e fanno la ragnatela intorno allo spirito. Maria ormai viveva per Gesù. Gesù muore, la sua vita non ha più scopo. Ma Gesù invece vuole che noi completiamo ciò che manca alla sua passione, come dice San Paolo. E allora Maria vuole sapere dov'è Gesù. Non c'è lì, non è lì, ma dov'è? Da qualche parte deve essere. Vede Gesù quando si gira, ma non sa che è Gesù, non lo riconosce. E questo è un interrogativo interessante. I discepoli di Emmaus hanno Gesù che cammina dietro di loro per circa 12 chilometri e non lo riconoscono. Lo riconosceranno soltanto quando Gesù pronuncerà le parole che pronunciò nell'ultima cena: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. San Paolo, sulla via di Damasco, si trova davanti a Gesù, ma non lo vede come era stato Gesù. Soltanto domanda: chi sei e che vuoi? Un altro interessante modo di rivoluzionare la propria vita. E Paolo, quando si alza da terra, è cieco, ma dentro adesso ha visto la luce. Chi sei? Adesso lo sa chi è. Sono quel Gesù che tu perseguiti. Che vuoi? Le due domande. Momento in cui il Signore fa il terremoto dentro di noi, finalmente ci svegliamo e ci interessiamo a quello che Dio vuole, quindi alla sua volontà. E allora la vita cambia. Scopriamo che la volontà di Dio equivale, corrisponde alla nostra vera gioia, alla nostra pace che nessuno ci può rubare. Ecco allora, ogni sofferenza può diventare una consolazione, non è più come prima la vita, nemmeno per Paolo, e diventa il grande testimone. Maria diventa la prima testimone. Gesù la chiama a nome, Maria. Dopo averle chiesto perché piange chi cerchi, la chiama a nome. Perché? A quel punto il Signore si rivela.
il mistero cade, c'è una presenza spiritualmente visibile, è quella che noi chiamiamo la contemplazione, la visione, l'estasi. Lì è l'anima che vede, è il cuore che è pieno di consolazione. Infatti in questo momento a Maria scoppia il cuore, perché lo vede di nuovo. Lui l'ha chiamata nome. Quando noi siamo così a contatto con Dio, allora il nostro nome è scritto in cielo, è pronunciato da Gesù. E noi possiamo pronunciare il nome di Gesù, ma vedendolo non con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dell'anima. Infatti Maria pronuncia quel nome che a lei era familiare, dolcissimo, Rabboni, maestro mio, sei qui, sei vivo, sei davanti a me. E allora lui le dà il mandato, va dai miei fratelli, annuncia che mi attendono lì in Galilea e mi vedranno. Vai, porta questa notizia, non li metangere, non mi trattenere. Vai, ora il tempo urge, bisogna annunziare. Così è, una volta che noi abbiamo gustato l'amore di Gesù, allora noi parliamo di Gesù con amore e chi ci ascolta gusta non soltanto ciò che noi diciamo, ma l'amore che noi sperimentiamo. E piano piano si fa corpo e comunione del cammino della santificazione, perché in ognuno di noi c'è Gesù e noi ci riconosciamo in Lui, fratelli di amore. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Va dai miei fratelli. Su, va dai miei fratelli che sono già riuniti e porta la notizia. Diventa messaggero chi ama e testimonia la verità divina. Maria è tutto amore, per questo lei è lì, per questo ha pianto tanto. Maria ha nel cuore il suo Salvatore, che or non trova più. E chi ha trafugato perfino dalla tomba, o dolce mio Signore? Sapessi dove sei, ti prenderei da sola su queste mie spalle. Agli angeli rispondi: l'hanno portato via ed io non so dove. Ti volgi poi indietro e vedi un uomo lì, ma tu non sai chi è. Tu vivi sol per lui e lui vuoi ritrovare, il resto non importa. Hai voglia di gridare con la voce del tuono: dov'è il mio Signore? E lui è dietro a te, è lì solo per te, scandisce il tuo nome, t'affida la missione. Maria, sono qui, su, va dai miei fratelli.